Allora, qualcuno forse si è un po' preoccupato vedendo che l'ultimo video che ho caricato era un video con delle scritte in inglese, un video fotografico, un tutorial fotografico con una descrizione in inglese, bilingue precisamente. Allora, mi è stato detto no, preferiamo la tua voce, preferiamo il video tradizionale con le spiegazioni, eccetera, eccetera. Tranquilli, non mancheranno mai video, diciamo, di tipo tradizionale, di quelli che sono abituata a fare, non mancheranno mai. Però è possibile, è probabile che nei mesi prossimi vedrete, se tutto va bene, se ce la faccio, vedrete dei video con un taglio un po' diverso. Qualcuno di tanto in tanto, qua e là, sporadicamente. Quindi non vi preoccupate, perché il canale è questo e rimarrà questo. Tutt'al più potrete vedere qualche tutorial un po' diverso. Allora, perché io mi muovo nel mondo di Etsy prima di tutto. Finché sarò su Etsy, che è un sito, voi sapete, americano, in cui si parla in inglese, in cui la lingua ufficiale è l'inglese, per me è importante farmi conoscere magari a quelle due persone in più che sono di madrelingua inglese, che sono anglofoni, e per me è essenziale. Quindi, e poi devo dire, non è solo motivo, per la verità, perché a me piace molto, lo sapete, ogni tanto lo dico, mi piace molto sperimentare, provare. Mi piacciono molto i video, i tutorial fotografici con una descrizione, con una scritta sulla quale poi si possa fermare il video, guardare l'immagine, prendere appunti. Mi piace molto, anch'io ho studiato su quelli tante volte, cioè è capitato anche a me. E quindi a me piace questa forma di spiegazione e mi piacciono le cose nuove, è più forte di me e sapete, mi piace provare, sperimentare, intraprendere nuove strade, ho bisogno della novità ed è veramente una cosa che forse probabilmente ho non lo so, nei geni secondo me, perché mi piacciono le novità e sono attratta da quello che ancora non conosco, che ancora non so, che ancora non ho provato, soprattutto per quanto riguarda la creatività, anzi per quanto riguarda la creatività. Allora, in queste cose faccio scelte sempre un po', diciamo, un po' coraggiose, insomma, per modo di dire, ecco, coraggiose. Mi piace provare, va bene. Allora, questo per quanto riguarda i video. Ah, a proposito, è molto probabile che io possa inserire anche dei video in cui mostro il mio lavoro, brevi video in cui ci saranno immagini di quello che produco, così, ecco. Quindi lo dico perché poi non vorrei che qualcuno rimanesse traumatizzato dalla mancanza del tutorial. Non mancherà mai sicuramente, che fare tutorial è bellissimo. Molto impegnativo, ma bellissimo, è veramente una soddisfazione. Allora, detto questo, oggi vi vorrei parlare della cera. Allora, della cera per metalli mi è stato chiesto, questo è un altro argomento trattato spesso in privato nelle nostre mail, quando qualcuno mi scrive così, mi viene chiesto come si possa proteggere il metallo, soprattutto il metallo, quello che ha una patina scura, sapete, magari ottenuta con lo zolfo, quindi va un po' protetta, perché non è una patina che duri in eterno, assolutamente no, con il tempo un pochino si leva, è un fatto del tutto naturale. Allora, uno dei sistemi più utilizzati per quanto riguarda il metallo, che sia il rame, che sia l'argento, che sia l'ottone, è l'utilizzo della cera per metalli che io ho in questo formato. Allora, la cera per metalli che conosco io e che penso sia la più utilizzata, non vi so dire se ci siano altre marche, potrebbe anche essere, ma comunque la Renaissance cera per metalli, se voi digitate nel motore di ricerca del vostro internet, trovate sicuramente molti siti online che vendono la cera per metalli. Probabilmente non troverete questo formato, che è una specie di formato prova che io ho acquistato da una venditrice americana di cui vi metterò il link e che si chiama Fallen Angel Brass. Non conosco benissimo questa venditrice, però insomma ho trovato questa confezione, ma sarà costata penso non più di 3 euro, non credo più di 3 euro. E, diciamo, è molto comoda perché ti dà la possibilità di provare, se non sei sicuro che la cera possa essere un materiale che vada bene per i tuoi lavori, tu puoi provare ad una modica cifra, insomma, puoi sperimentare a tua volta. C'è poca cera all'interno, diciamo che
più o meno sono, aspetta, qui è scritto anche, allora mezza oncia, sono 15 millilitri, pochissima, ma vi assicuro che basta, basta, io ce l'ho già da qualche mese, la uso di tanto in tanto e serve a proteggere la patina e a dare anche un po' di lucido, è una cera. Allora, se voi cercate, vi dicevo, nel motore di ricerca, trovate molto probabilmente le confezioni giganti di questa cera. Allora, che costa? Costicchia, ve lo dico, costicchia molto, sì. È un'ottima cera, non si trova facilmente nei negozi fisici, diciamo così, perché si trova principalmente nei negozi che vendono materiali per il restauro. Quindi se voi conoscete, avete presente un negozio, un'azienda, una ditta che vende materiali per il restauro, potete chiedergli questa cera. Io ho provato nei negozi che vendono, nei colorifici, nei negozi di belle arti, però non so, mi guardano sempre come se chiedessi un po' la luna, finora non l'ho trovata. Beh, online la trovate, vi ripeto, il prezzo c'è, quindi insomma va bene. Comunque si fa un paragone, io normalmente faccio così, faccio praticamente cerco nel motore di ricerca, poi faccio una media, un paragone tra peso, prezzo, costo di spedizione, eccetera, eccetera. E mi trovo così il pezzo da comprare. E così ho fatto con questa specie di campione, vedete. Allora, vi dicevo, come mettere la cera? Non farò un vero e proprio tutorial perché non è necessario in questo caso. È sufficiente avere una pezzuola morbida, possibilmente di lana, ma comunque morbida, con la quale stendere un velo sottile, sottile, io consiglio veramente, perché altrimenti poi si fa fatica a tirare la cera, sottile di cera sul metallo, dopodiché con uno straccetto pulito la si tira, questo termine, diciamo, usato normalmente, quindi praticamente si lucida nella seconda fase. Se volete, potete lasciare posare la cera, sul metallo per qualche ora. Questo permette alla cera di raffreddarsi e di assestarsi in un certo senso. Qual è il problema però? Che magari nel momento in cui andate a tirarla è leggermente più difficile tirarla, leggermente, un po' più dura. Potrebbe essere così. A me è capitato con un paio di orecchini, li ho lasciati una notte nella cera, poi il giorno dopo per tirarlo era un disastro, veramente un disastro. Ma comunque si può fare anche all'istante, insomma, non importa, si può lucidare anche all'istante. Allora, se l'oggetto che voi dovete lucidare non ha delle pietre particolarmente delicate, potete anche trattarlo con una pezzuola calda, riscaldata, perché sapete il calore fa sciogliere la cera e questo aiuta la lucidatura. Quindi potete usare una pezzuola calda oppure potete scaldare direttamente il pezzo che state lavorando, sempre che non sia troppo delicato, che non sia troppo fragile, che non abbia delle pietre delicate. Potete riscaldare anche quello. Io tante volte uso il phon, l'aria, il getto caldo del phon ad una certa distanza, magari non proprio così, però questo scioglie un pochino la cera e aiuta a distribuirla meglio e a, come dire, a lucidare. Va bene. Certamente la cera non dura in eterno. Il trattamento con la cera andrebbe in teoria ripetuto di tanto in tanto e questo potrebbe essere un limite, diciamo, della cera. Però è una caratteristica della cera, diciamo, suo bello, suo brutto, ma la patina, vi ripeto, la patina non è destinata a durare in eterno, anche quella. Allora, lo sanno bene i collezionisti di monete antiche, vabbè, che trattano il metallo proprio con questo tipo di cera. Ecco, adesso, mentre stavo scaricando la prima parte di questo filmato, perché avevo finito la scheda, la memoria, insomma, nella macchina, sono andata a vedermi il prezzo della cera che si chiama precisamente, effettivamente ho dimenticato di dirlo, cera microcristallina Renaissance. Allora, la cera microcristallina si applica a più superfici, compreso il marmo, compreso la pelle, compreso, infatti si usa anche nel restauro del marmo, effettivamente, sì, gli immobili, insomma, ha molti, molti utilizzi, è un'ottima cera, ripeto. Allora, il prezzo, 200 millilitri, la confezione da 200 millilitri l'ho trovata a 21,50 euro sul sito, su Antichità Bel Sito, il primo sito che mi è saltato così, che ho trovato nella pagina di ricerca, quindi lo dico così, il primo risultato, Antichità Bel Sito. Ok, e,
Vi stavo dicendo, un altro limite, se posso trovare un limite a questa cera, che però è di ottima qualità, è il fatto che se state lavorando su un pezzo che sia molto delicato, che abbia dei fili, magari voi l'avete composto con dei fili da 0,2, 0,25 e quindi i fili si possono impigliare sia nello straccio sia nella cera, diciamo è difficile tirare la cera su un oggetto che sia molto delicato, molto particolare, quindi quello potrebbe essere effettivamente un limite, un oggetto che abbia molte, molte incavità, insomma. È difficile riuscire a toglierla completamente, quindi un buon sistema è sempre quello di metterne veramente poca, ma veramente poca, proprio leggerissimamente, tra l'altro già funziona, già potete notare un risultato sicuramente, e provare a lucidare con quel poco che voi mettete. E così io penso che una confezione da 200 ml vi possa durare veramente in eterno. Allora, detto questo, vi mando un bacio, un abbraccio, buona creatività!